Ciao a tutti, eccomi qua che dopo tanto tempo riesco a rispondere alle vostre richieste che mi dispiace e mi scuso perché mi chiedete come ho modificato lo scaldabagno, il boiler. Bene, siccome era molto difficile da spiegare oppure fare un disegno, ho deciso, non è che ho deciso, ha deciso lui. Di essere cambiato perché si è rotto il vecchio, si è bucato, ma dopo 6 anni ho ricomprato uno scaldabagno, come vedete, fra i più economici possibili. L'ho pagato 90 euro, quindi ne vale ancora la pena, ecco, rimetterlo a posto. Il pannello l'ho ricoperto perché in assenza di circolazione di acqua lui surriscalderebbe davvero tanto e quindi può danneggiare il vetro. Questo foro qui praticamente sarà, adesso in questo momento non ce l'ho sotto mano, poi ve lo faccio vedere, è dove di solito è montata la resistenza e non è altro che un dado di rame di ottone. Quindi il pregio cos'è? Che si può forare e infilare un tubo a pressione dentro questo dado e poi brasarlo, stagnarlo. E appunto il tappo che è filettato con una guarnizione. Adesso io l'ho riempito un po' di grasso, ma dovrebbe essere. Questo io sto riutilizzando il vecchio scaldabagno, ma la modifica. In pratica, per capirci, poi ho messo anche del silicone, ma non serve mettere il silicone. Diciamo che bisogna forare questo tappo qui con una punta abbastanza larga e io l'ho forato, ho lasciato sia la resistenza che il punto dove viene infilato il termostato di solito, che quello può essere utile per infilarci un termometro e verificare le temperature. Quindi, però, volendo si può togliere tutto e lasciare solo questo tubo qui, che praticamente sarà terzo ingresso dello scaldabagno. È curvato, vi spiego anche perché, è curvato perché in modo che siccome questo è l'uscita che andrà poi allo scaldabagno, giù, lo scaldabagno canonico per intenderci, questo lo chiamiamo boiler per capirci, in modo che lui inizi sempre a spellare dalla parte superiore, quindi la parte più calda. E questo è stato quello che ho pensato io, non so se sia corretto, ma io l'ho fatto così e quindi niente, questo va infilato nello scaldabagno in questo buco qui, cercando, bisogna un po' manovrarlo. Adesso io ho una mano impegnata, ma sono entrato l'altra volta e ne è uscito, anche questa volta sarà possibile farlo. Questa è la anodo, per evitare la corrosione bisognerebbe controllarlo un po' più spesso di quanto ho fatto io, però alla fine la durata può essere più o meno quella, 5-6 anni. Sforzando, ecco qua, e posto, devo guardare un po' la posizione. Va bene, adesso io questo lo monto. Evitando. È l'uscita dal boiler che andrà allo scaldabagno classico che ci abbiamo tutti in casa. Quindi questo boiler è collegato in serie con lo scaldabagno di casa. Quindi cosa succede? Se io qua riesco a avere l'acqua a 50 gradi, mettiamo, arriverà giù, in questo caso io ce l'ho abbastanza lontano, però la linea
l'ho ben protetta e coinventata, come vedete, perché per, diciamo, diminuire le perdite di calore. Quindi da qui andrà il scaldabagno di casa, che sarebbe in quel caso l'acqua fredda, no? Noi la bypassiamo e passa prima per questo boiler. Ho appena rimontato la commentazione, adesso la vedete un po' bistrattata, ma questa commentazione è molto importante. Non è altro che quella, come si chiama, neoprene, non so esattamente si chiama, serve per coinventare i tubi. La coinventazione che sto usando, vedete, questa qui, praticamente serve per coinventare i tubi, ma io l'ho recuperata. E l'ho aperta, diciamo, l'ho appiattita così per commentare la... dove c'è l'ingresso dell'acqua fresca, chiamiamola così, di rete. E poi qui c'è un T, dove in questo T, sfruttando questo stesso ingresso, sarà il ritorno al collettore, il pannello, diciamo dell'acqua più fredda che va giù attraverso la serpentina, si scalda e risale da qui, risalendo da questo tubo. Praticamente io mi innesto a questo terzo ingresso. In questo caso ho messo il T perché quest'altra parte qui mi servirà esclusivamente per spurgare l'impianto, quindi sarà un tubo con una valvola che va più su di tutto l'impianto, in questo caso del boiler, e servirà solo per spurgare l'aria, ma non ha altra funzione. Quindi qui, questo qui, l'ingresso viene sfruttato per mandare l'acqua, diciamo calda, riscaldata dal sole, giù, in questo caso, nel mio caso, allo scaldabagno. E allora, come vedete, questo è in ottone, questo è nuovo, quindi si vede bene. Si può sfruttare, si può eliminare questa è l'asta dove poi va infilato il termostato. Si può eliminare perché scaldando questo ne esce, e allargare questo buco, oppure si lascia e si fa un buco qui, la parte opposta, qui, sfruttando al massimo lo spazio che c'è, e ci si può infilare tranquillamente un tubo da 12. Adesso vi faccio vedere modificato, diciamo. Ecco, questo qui è la stessa cosa, però con l'aggiunta del tubo, vedete. Poi, una volta che abbiamo fatto questo innesto qui, questo bypass, diciamo, qui abbiamo l'uscita che è da esterna. Poi qui possiamo allungarla aggiungendo con un nipples sempre saldato, come ho fatto io, un tubo che fa la curva, ma penso che va bene anche così diretto. Secondo me dovrebbe andare bene. E si lascia tutto, anche qui ci va l'anodo, quindi per il resto rimane anche la resistenza, anche se noi non lo sfrutteremo. Allora, stamattina, arrivati a questo punto, abbiamo ricollegato tutto, poi devo ricoinventare tutto per bene, che qui va coperto in modo che ci sia appunto, non ci siano perdite di calore, quindi più si copre meglio è. E niente, però adesso ho ricollegato tutto, bisogna collaudare l'impianto, e la cosa più importante è spurgarlo. Spurgarlo significa eliminare l'aria che c'è durante tutto il suo circuito. E come si fa? Si va mettendo una valvola a parte sopra, ci sono anche delle valvole automatiche che lo fanno, ma tanto va fatto solo la prima volta.
quindi adesso apriamo leggermente per far uscire l'aria, ecco, che sta già uscendo solo acqua mista ad aria. Quando uscirà solamente l'acqua, significa che l'impianto è spurgato, come in questo caso. Questo assolutamente, se c'è aria nel circuito, non funzionerà. Possiamo rivedere anche il sistema, che forse adesso si vede meglio. Questa uscita qui non è altro che l'ingresso dell'acqua fresca, e allo stesso tempo diventa anche la parte che alimenta il collettore. E quindi sarà l'acqua più fredda, diciamo, rispetto al boiler, che scenderà giù in modo naturale, poi scaldandosi lungo il reticolo dei tubi che c'è dietro la piastra. Si vede anche un po', salendo nella parte più alta, andrà in quell'ingresso che ci siamo ricavati, che ho spiegato prima. Questo è solo per sfiattare l'impianto, quindi non, come se non ci sia. E quindi lui per circolazione naturale farà sempre questo lavoro qui, la parte più fredda dell'acqua tende a scendere giù, poi una volta che il sole la scalda la riporta su e innesca questo circolo che vi porterà l'acqua sino a che lui riesce. Poi una volta che ha raggiunto il massimo si livellano le temperature. Questo è l'uscita, l'utilizzatore, infatti è caldo qui perché non l'ho ancora coimentato, anche questi nipples vanno assolutamente coimentati perché hanno una grandissima perdita di calore. Questa è la linea, la stessa, dovete cercare di coimentarla il più possibile. La mia tra l'altro è lunga, quindi da qui in poi è dentro una canala che proteggerà i tubi il più possibile e io arrivo giù. Quindi una linea piuttosto lunga. Tenete conto che le volte che aprite l'acqua questa linea quasi si perderà, ecco, se non è ben coimentata. L'acqua calda che staziona sulla linea andrebbe a raffreddarsi velocemente, invece coimentata bene. È importante che scegliete uno scaldabagno che abbia il tappo di ottone, di rame, in modo che si possa forare e saldare a stagno. Io l'ho fatta a stagno. Un altro cruccio che avevo, se questo stagno avrebbe resistito all'acqua calda tanti giorni così col tempo, e devo dire che invece nessun segno di cedimento, nonostante la scaldata che vi ho spiegato, che mi ha procurato, addirittura mi ha spaccato il vetro, ma nonostante tutto la tubazione è rimasta.